Buonasera. Ciao Zed. Ciao Tommy. Ciao Lorenzo. Ciao. Benvenuto. Ciao. Buonasera Danilo. Ciao. Ciao. Ciao Bella. Ciao. Saluto, saluto. Tutto bene? Tutto bene. Non lavoravano. No, qualcuno per forza. Ma che storia, guarda. Lascio apposta. Tranquillamente. No. Lei è nata 25 giorni dopo l'inaugurazione del tempo. Ah, caspita. Ti mostro il cane che me ne frega. Per ignoranti, cioè qui. Buonasera e ben ritrovati con il consueto appuntamento del lunedì sera con Contatto Sport. Credo e spero che sia tutto molto interessante quello di cui parleremo questa sera con i nostri ospiti. Per fortuna riusciamo a parlare di una vittoria all'Avellino in trasferta, una bellissima vittoria 2-0 firmata proprio da Matteo Ardemagni, che abbiamo visto nella nostra copertina, un video che sta spopolando, che sta diventando virale grazie alla sua esultanza. Ne continueremo a parlare nel corso della trasmissione. Nel corso della trasmissione naturalmente ci corre d'obbligo dover parlare di mercato. Si è aperta praticamente l'ultima settimana di calcio mercato, all'appello mancano ancora due tasselli per l'Avellino. Parleremo di questo, come detto, con i nostri ospiti, però prima Super Spot. Classe A Sport Next Limited Edition, con un vantaggio cliente di oltre 2.600 euro. What's next? Scopri le tre versioni su mercedesbenz.it. Concessionario ufficiale di vendita Mercedes-Benz, DAG Auto, variante Est, mano calzati. 0825 67 52 02.
Eccoci qui, buonasera e ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori. Siamo partiti davvero col sorriso sulle labbra con questo tormentone. Io ho approfittato, Leonardo, della tua assenza per ideare, ma poi è tutto merito del nostro operatore Francesco Rinaldi, di Emanuele Angheloni. Come detto, sta facendo davvero il giro del web, poi andremo a vedere anche su pagine nazionali, social, e anche sul profilo di Matteo Ardemani, che nelle ultime ore è davvero molto frequentato. Ma come detto, questa vittoria ottenuta a Brescia ha restituito il sorriso in casa biancoverde. Parleremo di questa importante vittoria, parleremo soprattutto del futuro in casa irpina con il calciomercato e soprattutto sulle prospettive tattiche e tecniche dell'11 di mister Novellino. Lo abbiamo già annunciato attraverso i nostri canali social, l'ospite come sempre in esclusiva nei nostri studi di questa sera, ma lo conosciamo meglio come sempre attraverso questa scheda. In tutt'anni il prossimo 19 agosto, una carriera finora senza dubbio positiva in campo, ma particolarmente brillante fuori dal terreno di gioco. Benvenuto al dottore Lorenzo Laverone, laureato in economia aziendale con una tesi dal titolo «Elusione fiscale di diritto tributario». Elusione dagli avversari è invece la sua missione in campo. Terzino destro, ma particolarmente duttile, Laverone nasce a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, e muove i primi passi proprio in Toscana con la Collegiana. Con i biancorossi di Colle Valdelsa esordisce in prima squadra nel 2007 e ci rimane per due stagioni. Nell'estate del 2009 Laverone saluta la Collegiana, ma resta sempre nella sua regione, trasferendosi all'Arezzo in prima divisione. Solo 7 presenze e tanta panchina, ma ecco che Laverone abbandona la Toscana e nel 2010 inizia la prima avventura in Serie B. A dargli fiducia è la regina. Laverone inizia a mettersi in mostra nelle 22 gare che disputa. Nell'estate del 2011 si fionda così il Sassuolo, ma lì vive tra alti e bassi, perché nella prima parte è titolare inamovibile. Poi, a inizio gennaio, perde il posto a vantaggio di un ex biancoverde, Marcello Gazzola. Laverone così approfitta del calciomercato di riparazione e si trasferisce in Campania, destinazione Nocera. Con la Nocerina in B vive 6 mesi positivi dal punto di vista personale, 19 presenze e 2 gol con la doppietta che vale i 3 punti in Grosseto Nocerina. Ma i molossi retrocedono in Lega Pro, Laverone fa ritorno al Sassuolo e stavolta in Emilia l'avventura è decisamente positiva, con i neroverdi che conquistano la promozione in Serie A. Il Sassuolo però non crede in lui ed arriva la cessione al Varese, 24 presenze e salvezza ai play-out con i Lombardi. Nell'estate 2014 altro trasferimento, stavolta al Vicenza, dove però resta per ben 2 stagioni. 66 presenze totali, ben 41 su 42 solo nel 2014-2015, l'anno in cui Laverone è tra i protagonisti della scalata ai play-off del Vicenza insieme a Moretti e Cocco. Il sogno Serie A sfuma in semifinale contro il Pescara, proprio come i lupi nell'altra semifinale contro il Bologna. Quest'anno il ritorno in Campania, a Salerno, dove colleziona però soltanto 8 presenze. Dall'11 gennaio è un lupo, nonostante da Salerno in molti lo avevano sconsigliato al trasferimento. Lorenzo però ha scelto Avellino per restarci a lungo. Ed eccolo qui, benvenuto a Lorenzo Laverone, buonasera. Grazie, buonasera. A dire la verità, il sorriso gli è scappato sul gol di Cocco contro l'Avellino guardando questa clip. Ne parleremo naturalmente con Laverone, come sempre c'è una parte della nostra trasmissione dedicata proprio al nostro ospite, e do il benvenuto anche ad un altro ospite che fa il suo esordio a Contatto Sport. Buonasera a Pellegrino Marciano. Buonasera a tutti. Un nostro amico di Contatto Sport, ci fa sempre piacere averlo ospite nei nostri studi, nella nostra trasmissione, per sentire anche la voce del tifo. Buonasera a Raniero Biancardi. Buonasera.
questi nostri ospiti con cui, come detto, andremo a parlare dei tantissimi argomenti di questa sera, però come sempre andiamo per gradi, andiamoci a godere questa vittoria dell'Avellino al Rigamonti di Brescia firmata Matteo Ardemagni. L'Avellino inizia il 2017, il girone di ritorno come meglio non poteva, andando ad espugnare Brescia per 2-0. Prima vittoria esterna stagionale per i Lupi, 3 punti di fondamentale importanza per la classifica e il morale. Nonostante l'emergenza, mister Novellino indovina tutte le scelte, disegnando un Avellino corto tatticamente, ma soprattutto grintoso dal punto di vista mentale. E difatti gli Erpini partono bene, al nono Ardemagni serve Verde che in area di sinistro calcia di poco a lato. Il Brescia risponde un minuto dopo, errore di Jim City, sarà l'unico del match, e conclusione fiacca di Bisoli che mette a lato. Al 13° la gara si sblocca, imbucata perfetta di Gonzales per Ardemagni che salta Arcari e a porta vuota realizza lo 0-1. Esultanza goliardica di Ardemagni e Verde, ma soprattutto Avellino in vantaggio. Le rondinelle accusano il colpo e provano a reagire solo al 32° quando sul cross di Colì Torre Grossa in area da buona posizione spreca calciando alle stelle. Ci prova anche Caracciolo di testa al 34°, Radunovic blocca senza problemi. Si va negli spogliatoi sullo 0-1. Nella ripresa il Brescia alza i ritmi, al 6° sfiora il pari. Prima Gidai respinge il tiro di Colì, poi è Radunovic ad opporsi in maniera straordinaria alla conclusione a botta sicura di Sbrissa. Esulta il portierone serbo, l'Avellino si salva. Ardemagni è in giornata di grazia e fa ammonire mezza difesa bresciana facendo reparto da solo. Polveri bagnate fortunatamente invece per lo spauracchio Caracciolo che di testa non inquadra lo specchio. Al 64° il Brescia resta in 10. Calabresi, già ammonito, colpisce la sfera con la mano, inevitabile il doppio giallo. E così in superiorità l'Avellino prova a chiudere il match al 71° quando sul cross di Lasica Ardemagni prolunga per Verde che tenta il colpo ad effetto mandando la palla di un soffio al lato. Il Brescia è innocuo e così al 95° arriva il sigillo finale. Contropiede perfetto con D'Angelo che serve Ardemagni. Il bomber bianco-verde non sbaglia e chiude definitivamente i giochi. Può esplodere il settore ospiti occupato da oltre 200 tifosi erpini. L'Avellino vince e convince ed ora con questo spirito bisogna raffrontare l'Entella sabato in un Partenio Lombardi che si spera possa essere gremito più che mai. Queste dunque le immagini della vittoria dell'Avellino contro il Brescia. La Verone, un esordio per te positivo. Naturalmente non possiamo fare il punto o le differenze rispetto al passato con te, che sei uno dei volti nuovi di questo mercato di gennaio, però un calciatore esperto per la categoria, per la Serie B, e spugnare il Rigamonti di Brescia non è mai semplice. No, non era una partita facile, soprattutto insomma all'inizio. E loro sono un'ottima squadra, in casa è difficile battere il Brescia, quindi è una vittoria importantissima anche perché è la prima del girone di ritorno che ci permette di affrontare nel miglior modo anche la prossima gara, quindi 3 punti fondamentali per noi questi. Il Brescia non aveva ancora perso in casa in questa stagione, era imbattuto proprio prima del match contro di noi. Lorenzo, la cosa che ci ha maggiormente impressionato, ovviamente come giustamente ha sottolineato Leonardo, non possiamo fare la differenza con il passato, è però un Avellino che è entrato in campo davvero con la mentalità giusta, si è approcciato bene la gara, abbiamo rivisto appunto le azioni salienti, quella conclusione di Verde e poi subito il gol di Matteo Ardemagni, si è tenuto bene poi in fase difensiva, davvero poche le lacune che sono emerse a Brescia, sono stati davvero tanti pro di questa partita. No, abbiamo affrontato sicuramente la partita mentalmente nella maniera giusta, perché era fondamentale l'approccio alla gara e entrare subito e far capire anche al Brescia comunque noi c'eravamo. E poi la gara è stata disputata nel miglior modo possibile e, come ho detto prima, è un campo difficilissimo e
dovevamo abbassare gli errori in maniera importante, quindi abbiamo fatto un'ottima gara secondo me. Pellegrino, con te naturalmente invece possiamo approfondire quello che è cambiato rispetto al girone d'andata, ma più in generale questo Avellino, lo abbiamo sempre detto, la cura Novellino sta funzionando, mancavano solo i 3 punti sia in casa che in trasferta, per fortuna in casa ci siamo riusciti prima della chiusura del girone d'andata. Iniziamo questo girone di ritorno nel migliore dei modi, a confermare il fatto che probabilmente anche questa sosta, come si suol dire, ha aiutato. Questa sosta ha aiutato Novellino a fare ancora di più suo l'Avellino. Si è vista una squadra che adesso ha una struttura, gli uomini giusti al posto giusto, squadra compatta che sa quello che vuole, a differenza di qualche giornata fa, diciamo così. E quindi è un Avellino che fa ben sperare. Come dicevamo in precedenza, come diceva anche Lorenzo, insomma, Brescia non era un campo facile. Non avevano ancora perso in casa fino alla gara di sabato. Qualcosa voleva anche dire, no? Vuol dire che è una squadra che tra le mura amiche dà il massimo. E credo che questo Avellino, per fare risultato a Brescia, qualcosa in più adesso ce l'abbia. Raniero, abbiamo detto con Lorenzo un approccio davvero ideale, ottimo, quello che hai avuto Avellino, ma più in generale è stata la mentalità di questa squadra nell'arco di tutte i 95 minuti, perché tra l'altro il gol del definitivo 2-0 è arrivato al 95esimo. Mentalità è quella che davvero serviva a questa squadra, perché ricordiamo il passato, anche quando si andava in vantaggio si aveva sempre la sensazione che le squadre avversarie potessero recuperare. Io personalmente sabato, vedendola qui dallo studio, non ho mai avuto questa sensazione che il Brescia poteva pareggiare questa partita o quantomeno addirittura portarla a casa. L'Avellino è entrato e ha mantenuto questo piglio giusto per tutta la gara. Sì, infatti sabato l'Avellino l'ho vista molto determinata in campo, ha fatto il proprio gioco, ognuno ha i propri ruoli, si sta vedendo la mano di Novellino e non poco. Quest'anno secondo me con i 2 tasselli che dovrebbero arrivare fino a fine mercato, Novellino potrà dare tanto all'Avellino, facendoci salvare tranquillamente, perché ho visto completamente, erano 10-11esimi i calciatori che ha avuto Novellino. C'era solo Lorenzo nuovo, voglio dire, erano gli stessi che aveva anche il mister Toscano, però la differenza sta tutto nella mentalità e mettere i giocatori al posto giusto. Questo è stato tutto, sperando che sabato ne arrivi un'altra. Dopo 3 vogliamo la quarta, sono 7 punti in 3 partite, aspettiamo davvero che poi è una bestia nera l'Intella con noi. Ne parleremo più avanti del prossimo avversario. Io vi ricordo i modi che avete per interagire con noi, potete farlo inviando un messaggio WhatsApp al numero 392-2993-263 o lasciando un post sul nostro gruppo Facebook di Contatto Sport. Più avanti naturalmente ricorderemo come sempre anche i concorsi che riprendono, naturalmente indovina il risultato è ripreso già in occasione della partita con il Brescia, diciamo già sono 10 i tifosi che hanno pronosticato e indovinato il risultato esatto. Da domani riprenderà anche per... si concluderà poi nel mese di febbraio il concorso Sienergia, inviateci la vostra foto sempre con gli stessi modi o sul numero WhatsApp 392-2993-263 o postandola direttamente nel nostro gruppo di Contatto Sport. Verrà inserita questa foto in un album, chi prende più mi piace si aggiudica la maglietta ufficiale dell'Avellino. La Verona, abbiamo parlato di posizioni, stiamo dicendo per fortuna con mister Novellino ogni calciatore comincia a giocare nella sua posizione, però per questa partita Lorenzo Laverone è stato, diciamo tra virgolette, adattato sulla corsia di sinistra e quello che è parso un po' a tutti che con Lorenzo Laverone sull'out Mancino in difesa abbiamo colmato anche quel gap, poi dopo lo chiediamo anche a Pellegrino, quel gap di esperienza che mancava sulla corsia Mancina. Quando sei arrivato hai detto il mio ruolo è a destra, hai iniziato però giocando sulla sinistra, non demeritando sicuramente. No, io come ho detto anche in conferenza quando sono arrivato, mi metto a disposizione della squadra e del mister, quindi la duttilità è sempre stata una mia caratteristica in tutta la carriera, quindi è normale, io sono un terzino destro essendo un destro naturale, però c'era bisogno e mi sono adattato, però penso che
per dare una mano alla squadra ci volesse anche questo, quindi è andata bene, e quindi sono contento anche di giocare a sinistra, non è un problema. È un aspetto questo che ha sottolineato anche mister Novellino, ossia la disponibilità da parte di la Verone di mettersi a disposizione in questo momento di crisi per quanto riguarda i terzini sinistri. Tornando a quello che dicevo prima, Pellegrino ha colmato un po' quella mancanza di esperienza che in tutto il giorno d'andato è mancata. Eh sì, la colmata è come? Non è un terzino sinistro come diceva lui poc'anzi, però ha giocato un'ottima partita, aveva un cliente scomodo come Hunter Sea, c'era Bisoli che insomma sgropava dalle sue parti, però ha fatto un'ottima gara sia dal punto di vista della qualità che della quantità. Ecco Lorenzo, però una piccola differenza possiamo comunque farla con te, una considerazione, perché ovviamente hai assistito da avversario al derby che poi ha rilanciato appunto le quotazioni dell'Avellino del 24 dicembre, è lì che è nata la riscossa dell'Avellino nel derby contro la Salernitana, ha poi la squadra biancoverde inanellato dopo la vittoria con la Salernitana, il pareggio a Latina e questa vittoria a Brescia. Già contro la tua ex squadra avevi avuto la sensazione che questo Avellino potesse da un momento all'altro cercare appunto di risollevarsi dai bassi fondi della graduatoria? No, ma a livello di qualità della squadra e dei singoli giocatori, cioè la classifica dell'Avellino non rispecchiava, come ho detto, le qualità della squadra, però l'ho visto in quella partita lì, che è stata partita un po' strana, un po' particolare, però penso che questa squadra abbia tutte le possibilità per risalire questa classifica. Eri già un promesso sposo dell'Avellino il 24 dicembre? No, ancora no, ancora no. C'erano queste voci, però il mercato ancora era tutto fermo, io non sapevo se dovevo rimanere, se dovevo andare via, insomma l'interesse dell'Avellino c'era già stato anche qualche anno fa e poi non si è concretizzato il trasferimento, però insomma il 24 dicembre io ero un giocatore della Salernitana, quindi non c'era niente di fatto. E poi successivamente, quando c'è stato l'ok definitivo, diciamo si attendeva solo il placet da parte della Salernitana, perché tu eri fortemente convinto a vestire la maglia biancoverde. Sì, no, io poi ho giocato l'ultima partita da titolare contro il Perugia, abbiamo vinto e avevo fatto anche una buona partita e mister Bollini aveva, diciamo, cambiato idea sul mio trasferimento e voleva che io rimanessi a Salerno. Io avevo già deciso perché comunque sono stati 5 mesi difficili per me, soprattutto perché non, a parte il non trovare spazio, ma ho avuto problemi con Sannino e niente, non, certi comportamenti non mi sono andati giù e io avevo deciso di andare via perché pensavo che cambiare aria fosse la cosa migliore per me in quel momento. Quindi non per mister Bollini, che forse è stato l'unico che voleva che io rimanessi, però avevo già deciso io. Dicevamo nella scheda, soprattutto nella parte conclusiva, che c'erano state delle pressioni da parte della piazza Salernitana, vista la rivalità, di non vestire la maglia dell'Avellino, lo abbiamo visto soprattutto attraverso i canali social. Durante le vacanze di questa pausa estiva hai trascorso alcuni giorni con i tuoi ex compagni della Salernitana a Barcellona, è lì che è maturata la decisione? Sì, no, a Barcellona ancora io non pensavo al mercato, però poi quando sono tornato il mio procuratore mi ha detto che il trasferimento all'Avellino poteva essere una realtà e quindi io non ci ho pensato due volte a dirgli di sì e di accettare subito il trasferimento. A proposito di mercato, tra Salerno e l'Avellino ci sono state anche altre dichiarazioni di cui ci soffermeremo un poco più avanti rispetto a qualche altro calciatore che ha preferito una piazza
migliore a suo avviso rispetto a quella di Avellino, sia Salerno, però come detto di mercato ne parleremo più avanti, c'è un'ampia pagina dedicata al mercato. Andiamo ad ascoltare invece quelle che sono state le parole a caldo dei protagonisti dopo Brescia-Avellino, perché ci sono ancora una volta degli spunti interessanti, le interviste. Soprattutto i tre punti contro una squadra bene organizzata, ben equilibrata, è un inizio della nostra, del nostro cammino, no? Credo che dobbiamo continuare così e cercare di migliorare sempre di più. Ci sono gente che hanno rifiutato Avellino pensando che l'Avellino non ha storia, invece l'Avellino ha storia, ha tutto. Io credo che la società sta lavorando, sa che cosa ho bisogno, sono convinto che qualcosa arrivi. Gli altri pensavano a chiudere tutte le nostre fonti di gioco, cercare di non dare la possibilità a noi di creare situazioni importanti. Nonostante questo siamo riusciti ad avere delle palle gol e non siamo stati bravi a sfruttarle, e quindi complimenti all'Avellino per questa vittoria. Questa sosta poi magari ci è servita per riposarci un attimo, staccare la spina soprattutto mentalmente e magari cancellare tra virgolette un girone d'andata dove non è stato insomma come le aspettative, come ci aspettavamo. Siamo partiti bene, abbiamo lavorato tanto in settimana anche col mister, insomma eravamo concentratissimi per questa partita difficile e ce l'abbiamo fatta, però adesso insomma non ci culliamo di questa vittoria, dobbiamo andare avanti così. Vincere aiuta a vincere, quindi lavori anche più sereno in settimana, ti fai meno insomma segmentali tra virgolette, c'è più, ovviamente senza trascurare il lavoro, quello che il mister ci ha trasmesso è questo, in settimana non si sgara niente, sempre sul pezzo al 100% e poi i risultati arrivano, quindi credo che con la partita con l'Entella sicuramente davanti ai nostri tifosi insomma ripeteremo questa battaglia. Queste le dichiarazioni raccolte da Leonardo allo stadio Rigamonti dopo la vittoria. Raniero, ti faccio questa domanda da tifoso e mi metto ovviamente io per primo. Ovviamente a noi piace da tifosi soprattutto i fatti e non le chiacchiere, però spesso e volentieri anche determinate dichiarazioni fanno sempre piacere. Mi riferisco ovviamente a quelle di mister Novellino durante la conferenza stampa pre-gara, l'ha ribadito a Brescia per quanto riguarda il mercato, anche se dopo ci torneremo sul calciomercato, e dichiarazioni importanti anche da parte di Matteo Ardemani che dimostrano l'attaccamento alla maglia, al di là della prestazione che poi ha fatto in campo, è stata la prova evidente di quanto poi ha riferito a fine gara. Lui ha detto che ha parlato con la società, sa bene quello che si spetta dalla società, quindi dobbiamo solo farli lavorare sperando che quanto prima possano integrarsi anche i nuovi calciatori che mancano alla rosa. Per quanto riguarda le parole di Ardemani, io credo che mister Novellino stia inculcando bene le sue radici irpine a tutti i calciatori, sta facendo capire davvero il valore della maglia che indossano, qual è e quale potrebbe essere per il loro futuro, anche se io credo che Novellino ci toglierà da queste castagne bollenti che ci stanno adesso. L'Avellino sta giocando come deve giocare da Avellino, quello che mancava lo stiamo ritrovando adesso e io sono molto fiducioso per il proseguo del campionato. Lo siamo tutti, d'altronde, come ha detto anche Matteo Ardemagni, Pellegrino, le vittorie aiutano a vincere, anche guardando alla prossima gara contro la Virtus Entella. Però volevo soffermarmi giusto 30 secondi prima di andare in pubblicità anche sulle dichiarazioni di mister Brocchi, con il quale ci siamo soffermati a parlare sul fatto che praticamente la partita si è vinta grazie all'attacco dell'Avellino, un Ardemagni finalmente
al 100% che non abbiamo mai visto così, ma anche e soprattutto grazie alla difesa dell'Avellino, che è stata bravissima a fermare i due arieti del Brescia. Sicuramente. Quello che dicevamo prima, la difesa di questo Avellino era la stessa difesa che aveva a disposizione mister Toscano, quindi vuol dire che Novellino ha posizionato bene i giocatori, ha inculcato nella loro testa i movimenti giusti, insomma la determinazione giusta, e i risultati si vedono, perché l'Avellino rischia poco nelle ultime gare, quindi è una squadra molto più solida, molto più compatta, dà l'impressione di essere una vera squadra, cosa che prima non era. Quinta partita consecutiva che l'Avellino riesce a segnare, andare in vantaggio, naturalmente guardando al passato ci viene quasi da piangere o da ridere. Dobbiamo fermarci per la prima pausa pubblicitaria, poi rientreremo cominciando già a parlare un po' di mercato. Pubblicità. Seconda parte di Contatto Sport, apriamo subito con una nostra consueta rubrica, ovvero la voce dei tifosi, andando a riascoltare tutti i messaggi appunto dei tifosi biancoverdi che ci hanno contattato telefonicamente sabato nel corso di diretta Stadio e Studio per commentare appunto la prima vittoria esterna stagionale dei Lupi. Noi abbiamo combattuto da uomini, abbiamo unito mente e cuore e quindi abbiamo vinto. Oggi è stata una partita davvero da veri lupi, da veri uomini. La grande prova di Ardemagni, che si è riscattato di tutte le critiche, qui ad Avellino già l'avevano denominato Ardepagni. Oggi invece si è dimostrato un vero bomber. La cura Novellino ha fatto effetto. Io volevo solo dire una cosa. Al presidente Taccone di fare uno sforzo e di prendere un bel terzino sinistro, che sarebbe secondo me l'ideale per l'Avellino. Parlo di Giuseppe Pezzella. Ardemagni oggi si è tolto veramente un bel sassolino dalle scarpe. A tutti i detrattori che lo hanno criticato, bersagliato e maltrattato sui social, specialmente di tutti e di più, hanno detto. Arde gol. Taccone cacci Renari. Se avviene un terzino sinistro ad Avellino andremo ai playoff. Oggi veramente abbiamo visto una squadra da lupi. Oggi sono stato 11 leoni. Questa classifica è un pochettino bugiarda, Cioè, a segnare i playoff, cioè, non è proprio un miracolo. Io penso che con Avellino faremo un grande campionato. Speriamo che l'arrivo di Sardegis o Evaco non rompa l'equilibrio dello spogliatoio, che sta facendo tanto Novellino praticamente a sistemare. Io penso che è arrivato il momento di stare vicino alla sua squadra
non far sempre polemica su polemica, perché se no non andiamo da nessuna parte. Cioè, quando si vince siamo tutti forti, quando si perde siamo scarsi, però penso che se ci uniamo tutti ci possiamo togliere tante soddisfazioni quest'anno. Speriamo che Vaco ci dia una grossa mano e ci possa inserire. Questa è la voce dei tifosi. Lorenzo, ti sarai accorto che manca l'equilibrio un po' qui ad Avellino. Qualche settimana fa si parlava di retrocessione, dopo una vittoria si parla già di playoff. No, adesso bisogna rimanere coi piedi per terra, perché la Serie B è... fai una vittoria e ti sembra tutto bello e poi perdi una partita e sei di nuovo giù, quindi piedi per terra e cercare di far punti tutte le partite. La continuità è importantissima in Serie B, anche il punto e il muovere la classifica è fondamentale, quindi noi dobbiamo salvarci e giocare con la mentalità di una squadra che si deve salvare. Raniero, io lo ricordo particolarmente equilibrato, come sempre, nei suoi commenti. Quest'oggi com'è? Questa sera com'è? Beh, io sono equilibrato, però dentro di me aspiro sempre al meglio per la mia squadra. È ovvio, ognuno vuole il meglio e arrivare più lontano possibile e fare traguardi che tutti ci auguriamo, voglio dire. Io credo che se avranno la grinta e la determinazione della partita di Brescia, l'Avellino può dire la sua con qualsiasi squadra, secondo me. A proposito di equilibrio, Pellegrino, al di là del giudizio in generale su questa squadra, che come detto più volte non è da retrocessione, ma al momento non è neanche da playoff, ci vorrebbe equilibrio anche sul giudizio a volte troppo affrettato che si dà rispetto a determinati calciatori. In questa settimana Ardemagni è diventato un re, fino a qualche settimana fa Ardemagni era da scartare. Beh, sicuramente, insomma, l'equilibrio è la cosa principale quando si parla di una squadra, quando si parla di calciatori che comunque devono essere giudicati, come io dico sempre, alla fine del loro operato. Ci sono giocatori che magari entrano in condizione qualche mese più tardi, no? Capita, e invece calciatori che riescono ad esprimersi al meglio già dall'inizio. Ardemagni parla il suo curriculum, no? Per lui, non c'è bisogno di presentarlo, è un giocatore che è sempre arrivato in doppia cifra, un giocatore che insieme a Novellino, insomma, a Modena ha fatto belle cose, quindi credo che il suo momento da Avellino sia arrivato e credo che sia l'attaccante giusto per rilanciare questa squadra, forse non per i playoff, ma insomma per togliersi qualche soddisfazione, perché questa squadra secondo me può togliersela. In questo caso di squilibrio chiedo l'aiuto della regia. No, assolutamente, ci mancherebbe. Parlando di Matteo Ardemagni, al di là dell'esultanza con video annesso che abbiamo fatto vedere e rivedere, sta popolando sui vari social network anche questa foto che Matteo Ardemagni ha postato ieri sera nella sua Milano, in piedi, credo, sulla sua macchina, o meglio spero che sia la sua macchina. E non come fece Capuano a sì, Castellammare. Sulla sua macchina che continua a fare la dub dance e allega a questa foto un commento: se torna nella tana dei lupi più carico che mai, yam yam, arrivederci Milano. Quindi fa capire anche quello che diceva Ardemagni, Pellegrino, che ha detto anche nel corso dell'intervista post gara, che finalmente all'interno dello spogliatoio è tornata la serenità, ha visto negli occhi dei calciatori la felicità, parole che guardando indietro sembravano quasi utopia. Beh sì, insomma, ha detto che vincere aiuta a vincere, c'è ovviamente entusiasmo per una vittoria, ma una vittoria che è arrivata convincendo, forse è questo che fa essere così soddisfatti i calciatori e lo stesso Novellino, anche se ha frenato, insomma, ha detto restiamo con i piedi per terra. Però questa squadra credo che sia stata anche un po' perseguitata dalla sfortuna nel girone di andata, tanti pali, insomma, interventi prodigiosi dei portieri, e quindi credo che adesso questa vittoria in trasferta che mancava sia stata soprattutto una liberazione. Tra l'altro, Lorenzo,
Io ti dico personalmente il mio pensiero. Ardemanni, anche in questa esultanza, lo vediamo così, goliardico, è il classico giocatore che quando ce l'hai in squadra ti fa impazzire, quando ce l'hai da avversario ovviamente tendi ad odiarlo, però al di là di questo, ovviamente i social un po' servono anche a questo per voi calciatori nei momenti belli di felicità. Io sottolineo sempre questi aspetti, perché secondo me anche da queste cose, da queste foto, da questi video che si pubblicano, che pubblicate sulle vostre pagine, si vede l'affiatamento all'interno di uno spogliatoio. Tra l'altro, aperto e chiusa parentesi, Matteo Ardemanni, il nostro video che abbiamo prodotto sabato l'ha immediatamente postato oggi pomeriggio sul suo profilo Instagram, eccolo qui. Tra l'altro sono arrivate non so quanti 4.800 visualizzazioni sul profilo di Matteo Ardemanni, e ci sono anche commenti sotto di ex calciatori dell'Avellino, uno su tutti Pierluigi Frattali, eccolo qui, lo vediamo, e poi c'è il commento anche di Luca Cricco. Io volevo il commento invece ora di Lorenzo Laverone. No, ma Matteo io lo conosco già da qualche anno, ci siamo conosciuti a Modena, che lui giocava nel Modena e io nel Sassuolo. Matteo è un ragazzo che nello spogliatoio ci vuole, è un positivo, è sempre allegro, comunque ti fa ridere, dà positività, quindi io lo vorrei sempre nello spogliatoio. Poi come attaccante non è che devo descriverlo io, è un ottimo attaccante, lo dimostra insomma la sua carriera e i gol che ha fatto, quindi lo vorrei sempre. E vorresti sempre anche un certo Gigi Castaldo, che sabato era assente a Brescia, che tu hai avuto come compagno di squadra a Nocera. Sì, certo, no, Gigi è un altro bravissimo ragazzo, è calciatore forte di categoria che vorrei anche lui sempre in squadra. Insomma, noi abbiamo un attacco che fa invidia a tante squadre, quindi speriamo di ritrovarlo anche insieme, che quando giocano insieme, che ci portano comunque gol e punti loro. Avresti voluto però anche Cocco, che tra l'altro, ti aggiorniamo, non è ancora terminata a Perugia Cesena sul 3-3, Cocco ha realizzato il gol del momentaneo 3-2 per il Cesena. Andrea è un amico innanzitutto, prima che un compagno di squadra, e l'ho avuto insomma a Vicenza, eravamo sempre insieme. L'ho sentito anche prima quando c'era la trattativa con l'Avellino, io ho provato a dirgli qualcosa, ho provato a dirgli di venire, perché comunque ho parlato bene, perché ho parlato di quello che c'era, un'atmosfera positiva. Col mister si lavora bene, tutto, lo spogliatoio è ottimo, quindi c'erano tutti i presupposti per poter far bene, visto che era un giocatore che si doveva rimettere in discussione. Poi ognuno avrà fatto le sue scelte, le sue valutazioni, io questo non lo so. Andiamo a leggere qualche messaggio che ci è arrivato, mi ricordo sempre i modi, 392-2993 per un messaggio WhatsApp o direttamente sul nostro gruppo di Contatto Sport, come Marco Evangelista che ci scrive: salve e buonasera a tutti voi, do il mio benvenuto a Lorenzo Laverone che ha fatto una bella partita sabato a Brescia. PS, Lorenzo, la maglia e l'Avellino ti sta molto meglio rispetto a quella granata. Ritornando al match, ho visto un lupo aggressivo e affamato di vittoria, va bene così, continuiamo su questa strada e ci salveremo. Poi chissà, peccato che mister Novellino sia stato chiamato un po' tardi e secondo la mia opinione ora potevamo stare fra le prime 8. Non mi dite niente, ma spero che un giorno posso vedere la Serie A. Ce lo auguriamo tutti, non ti diciamo niente, caro Marco. Forza Avellino, sempre, saluti affettuosi da parte mia, da mia moglie Giusy e alla mia piccolina lupacchiotta Elisabetta, che tra 4 giorni compie 3 mesi. Un saluto a tutta la famiglia Evangelista. A questo punto andiamo a leggere anche un altro messaggio che uso sempre come assist. Roberto Festevole, buonasera a tutto lo staff di Contatto Sport e a tutti gli ospiti studio. Finalmente la prima vittoria in trasferta di questo campionato. Sono quindi ansioso di vedere le pagelle di Zappella. Forza Lupi e forza Avellino, rimettiamoci in carreggiata. Roberto Festevole ansioso, io un po' meno, però andiamole a vedere le pagelle. We'll be right back.
Radunovic 7, l'eredità di Frattali è pesante, ma Boris risponde con una prestazione da grande portiere, una parata straordinaria su Sbris, ma soprattutto da tranquillità e garanzia all'intero reparto. Gonzales 7, da quando è andato via Toscano, proprio Alejandro ha avuto un miglioramento costante, argina Colì con esperienza, ma soprattutto sforna un assist al bacio per Ardemagni, bene così. Jidai 6,5, con Jim City va a formare una coppia difensiva di assoluto spessore, gli attaccanti ospiti girano a vuoto e Willy ci mette come di consueto tanta grinta e cattiveria. Jim City 7,5, pacato e silenzioso fuori dal campo, un leone sul terreno di gioco, a parte un errore in disimpegno, erge un muro invalicabile su cui sbatte un certo Caracciolo, giocatore da Serie A. La Verona 6,5. In quel ruolo era stato protagonista con la maglia della Nocerina, ma oltre 4 anni fa Lorenzo si mette a disposizione della squadra e con esperienza bagna il debutto con una prova assolutamente convincente di grande intelligenza. Belloni 6,5. Macina una quantità di chilometri quasi fosse un maratoneta rispetto agli ordini di Novellino, risultando prezioso soprattutto in copertura. Esce esausto dal terreno di gioco. Paghera 6,5, croce e delizia, recupera una miriade di palloni rincorrendo tutti gli avversari, peccato solo che spesso risulta impreciso in fase di costruzione, ma la sua prova è al di sopra della sufficienza. Lasic 6, ci mette grinta ed agonismo, ma così come Paghera anche Richard incorre spesso in troppe palle perse, Novellino lo dirotta su più fronti dimostrando che di Lasic si fida. D'Angelo 7, ennesima e consueta prestazione di cuore e sacrificio per il capitano. Nel primo tempo lo vedi dappertutto, nella ripresa cala leggermente, ma poi imbecca Ardemagni per il definitivo 0-2. Verde 6, poteva essere la sua partita schierato da seconda punta ed invece Daniele lo si nota col contagocce, ma garantisce corsa e soprattutto pericolosità, liberando spazio ad Ardemagni. Ardemagni 10, regala la prima vittoria esterna stagionale con una doppietta da grande opportunista in area di rigore, ma soprattutto dimostra con una prestazione di sacrificio puro grande attaccamento a questa maglia. In più le sue esultanze mai banali ci regalano anche momenti di grande ilarità alla faccia di chi lo ha etichettato in malo modo. Ardegol, questo 10 è tutto meritato, ma non montarti troppo la testa. Moretti 6, non è in condizione, si vede, ma si vede anche la sua classe pronta ad essere messa in mostra. Entra con la faccia cattiva e per il momento va bene così. Crecco e Soumaré senza voto, entrano in campo nel finale, impossibile giudicarli. Allora, tutto molto bello, tutto molto interessante per rimanere in tema, però, e lo sai, te l'avevo già promessa, se parliamo di equilibrio, no? Che anche i tifosi devono avere un certo equilibrio nei confronti della squadra e dei calciatori, non mi puoi andare a mettere 10 ad Ardemagni e dall'equilibrio passiamo allo squilibrio, anche perché la storia ci insegna, e chi ci segue lo sa, tu di 10 ne hai messi proprio pochissimi. Ne ho messi due. Vai, di primo. Castaldo. Castaldo dopo Terni. Ricordiamo tutti, dopo Castaldo a Terni che cosa ha fatto. E poi? Castaldo dopo che? Aveva realizzato il decimo gol. E cosa è successo dopo che hai messo 10 a Castaldo che ha fatto il decimo gol? Castaldo non ha più fatto. No, non voglio assolutamente questo, però glielo avevo promesso in diretta sabato, nel corso di diretta Stadio Studio. L'ho detto, a me sono quei calciatori che quando regali spettacolo dentro al campo e anche trascinando la gente, trascinando la tifoseria, a me personalmente fanno impazzire. In questo caso Matteo Ardemagni mi ha fatto letteralmente impazzire. Poi l'ho detto, sono pagello, ovviamente per la prima volta le possiamo prendere davvero col sorriso sulle labbra, perché siamo riusciti ad ottenere finalmente questa prima vittoria esterna stagionale. Già questo basta per giustificare il 10. Pellegrino sorride, è così. Pellegrino, aiutami almeno tu stasera.
corro in tuo aiuto, no, vabbè, cioè, quando c'è una vittoria, parlavamo di entusiasmo prima e quindi, insomma, capiamo anche l'entusiasmo di Domenico stasera. Piuttosto ci siamo interrogati su un giocatore in particolare che ha preso un bel voto, è Alejandro Gonzalez. Personalmente ho detto, da quando è andato via Toscano, Gonzalez non sta sbagliando praticamente una partita, e ci siamo chiesti con Lorenzo Laverone, a questo punto dove giocherà Lorenzo Laverone? Non a sinistra, questo sembra abbastanza certo, ha giocato a sinistra perché c'era emergenza. Scherzi a parte. Gonzalez, visto bellissimo assist, no? Un'ottima verticalizzazione per Ardemani, è quello che un po' vuole Novellino. Si sta scoprendo un buon terzino. Disse in conferenza, disse: quando andrò via da Avellino, voglio che i tifosi si ricordino di me come un buon terzino. Si sta impegnando molto e i risultati stanno venendo fuori, nonostante nel girone di andata non sia stato impeccabile, perché parecchi gol sono giunti da qualche sua disattenzione, però vedremo Novellino, insomma, dovrebbe arrivare un terzino sinistro, no? Quindi terzino sinistro, poi non si sa a destra, abbiamo stiamo Lorenzo, posticipando Gonzalez, il calciomercato, insomma, perché no, ci arriviamo appunto con calma. Lorenzo, volevo ovviamente la tua idea e soprattutto capire, anche perché abbiamo detto già nella scheda di presentazione, sei davvero un calciatore particolarmente duttile, nasci come terzino destro naturale, però ti sei trovato a giocare in talune circostanze anche come terzino sinistro poche volte, e hai giocato anche nel tridente offensivo, soprattutto a Vicenza, quindi come esterno alto. Dove vedremo Laverone con l'Avellino? In porta? No. Mi manca solo quello, mi sa. No, comunque questo poi sarà un problema del mister, che ben venga, insomma, se c'ha questi problemi di scelta. E, come ho detto prima, la duttilità è una mia caratteristica. Ho fatto diversi ruoli nella mia carriera, per esigenze, insomma, dei vari allenatori e delle varie partite. E io, ripeto, sono un terzino destro, questo è il mio ruolo. Poi dove c'è bisogno, comunque dove pensa il mister che ci sia bisogno, io mi adatto volentieri. Però possiamo dire, ovviamente, come detto, sei dall'11 gennaio qui ad Avellino. Novellino inizialmente ti ha provato come destro, esterno destro di centrocampo, poi la settimana ovviamente precedente al match col Brescia ti ha provato come terzino sinistro, vista l'emergenza che c'era su quella corsia, senza Perrotta squalificato, senza Asma infortunato. Potrebbe quindi essere il tuo ruolo quello di quarto di centrocampo, quindi a destra come esterno? Sì, sì, no, un ruolo che ho ricoperto già altre volte, in altre occasioni. E tra l'altro io, quando sono arrivato, è la prima partita, ero arrivato amichevole con la Casertana, da due giorni, sì, e ho giocato come quarto di centrocampo. E niente, io, cioè, è un ruolo che posso fare tranquillamente, non è che ci sono problemi, però insomma è un problema del mister, come ho detto prima. Però posso dire una cosa, no? Se Laverone gioca alto a destra e fa bene, gioca terzino a destra e fa bene, gioca a sinistra e fa bene, vuol dire che la società ci ha visto giusto e che Laverone è forte. Assolutamente, no? Questo l'abbiamo detto in tempi non sospetti, tra l'altro l'ha confermato anche lo stesso Lorenzo, è un corteggiamento che è lungo di diversi anni, perché c'era già stato questo tentativo da parte dell'Avellino di portarlo in bianco-verde. Tra l'altro, mi stavi aggiornando, Leonardo, sì, anche su qualcosa di mercato che ci riguarda e che riguarda anche il procuratore di Lorenzo Laverone. L'avevo chiusa, adesso la recupero. Naturalmente sul portale numero uno, per quanto riguarda il mercato, apprendiamo questa notizia. Chiedo sempre l'aiuto della regia, perché guardare è sempre meglio che sentire e basta. Eccolo qui, perché secondo tutto Mercato Web si aggiunge un altro talento alla scuderia Giuffredi, ed è Boris Radunovic. Cambio di procuratore per il portiere dell'Avellino, di proprietà dell'Atalanta. Radunovic, estremo difensore, ha affidato i suoi interessi a Mario Giuffredi, una nuova new entry per l'agente campano.
Faccio commentare a Pellegrino che fa parte della scuderia di tutto Mercato Web con tutto Avellino. No, vabbè, insomma. Non porta la tua firma perché sei no, qui. No, 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 assolutamente. No, vabbè, Giuffredi ha tanti giocatori bravi, interessanti. C'è Lorenzo qui, Cocco fa parte della scuderia di Giuffredi, c'è Paghera, se non erro, no, che fa parte della scuderia di Giuffredi, quindi ha portato ad Avellino sempre giocatori bravi. Quindi, insomma, adesso si aggiunge Radunovic che, a mio avviso, parere personalissimo, è un portiere che promette davvero benissimo. Classe 96, una sicurezza tra i pali disarmante a volte, quindi credo che sia un ottimo portiere. A proposito di mercato, tra poco naturalmente entreremo nel vivo parlando del mercato in entrata, però parlando di Radunovic non si può non fare un passaggio anche sul mercato in uscita. Naturalmente ha salutato Pierluigi Frattali. Parlando di Radunovic, Raniero, i pali dell'Avellino sono al sicuro? Beh, per quello che sta dimostrando e quello che ha dimostrato sabato, è un portiere che ha dato... secondo me sta dando i propri frutti e lo sta dimostrando anche con la sua personalità quando ha avuto quel battibecco con Caracciolo. È vero che lui è atalantino e ci sta questa grande rivalità tra Atalanta e Brescia, però si vede che il ragazzo ha già la sua formazione, è già pronto per poter giocare, lo sta dimostrando, ha fatto un paio di parate belle e ci ha salvato la porta a Brescia sabato. Anche il portiere che abbiamo preso dalla Fiorentina è un portiere di spessore, che se ne dice un gran bene, ha fatto già delle apparizioni in Europa League. Se la devono combattere entrambi, secondo me. Volevo l'opinione anche da parte di Lorenzo, visto che appunto diciamo è stato telecomandato anche da Boris Radunovic, perché abbiamo avuto la sensazione che Radunovic, nonostante appunto la giovane età, abbia davvero comandato il reparto difensivo alla perfezione. Come detto, nonostante la giovane età, ha dimostrato davvero grande maturità ed esperienza. No, Boris ha fatto un'ottima gara e penso che abbia un'ottima personalità nonostante la giovane età, e sia un portiere di grande prospettiva. Ovviamente non va caricato di responsabilità, perché comunque è sempre un ragazzo del 96. E sia lui sia Luca Lezzerini penso siano due portieri di prospettiva, quindi si giocheranno il posto con una sana competizione. A proposito di mercato, tu prima hai fatto un nome di chi ha fatto il... diciamo il percorso inverso, un ex bianco-verde, un percorso inverso. Però diciamo molto, molto simile, anche a proposito di portiere, anche Gomis, però mi risulta che non siano ancora arrivate dichiarazioni da parte di Gomis, quindi contento di stare zitto. attendiamo chissà, forse anche le dichiarazioni di Gomis. Hai altre dichiarazioni? Forse è più maturo dell'altro, perciò non ha dichiarato nulla. Alfred è un ragazzo più maturo e... Un professionista non deve scendere così basso di livello. Io dico in generale, però perché Luca l'abbiamo... Spiegamolo, sì. Non tutti sanno cosa è successo. Spieghiamo, è ovviamente abitante, ha firmato con la Salernitana, sappiamo tutti che c'era stata questa trattativa anche per un suo ritorno ad Avellino, una trattativa che Luca Abitante non ha assolutamente smentito, anzi appunto attraverso le dichiarazioni rilasciate ai colleghi di Salerno ha confermato che c'era stata questa trattativa con l'Avellino, però ha preferito una piazza più importante quale quella di Salerno. Abitante lo abbiamo conosciuto Nel corso di questi anni qui ad Avellino, un ragazzo che si è sempre dimostrato umile, però certamente non ci saremmo mai e poi mai aspettati una dichiarazione del genere, che ha comunque fatto male, ha ferito i tifosi dell'Avellino. Poi vedremo, perché ascolteremo anche altre dichiarazioni di un altro calciatore che è nel mirino, lo sappiamo tutti, l'abbiamo più volte commentato, ovvero quello di Felice Vacuo. Io dico in generale, lo dico a prescindere, ed è per questo che ho sottolineato un aspetto importante, non è perché è presente questa sera qui nei nostri studi, ci vuole buonsenso, ci vuole intelligenza, soprattutto in fasi delicate come questa di calcio mercato, anche nelle dichiarazioni.
Lorenzo Laverone, ho detto, una carriera brillante anche fuori dal terreno di gioco, la dimostrazione è la laurea, ma dico, al di là dei titoli di studio, bisogna essere intelligenti anche al di fuori del terreno di gioco nelle dichiarazioni che si rilasciano. Tu, ad esempio, non hai fatto assolutamente arrabbiare né i tifosi della Salernitana né i tifosi dell'Avellino. A parte intelligenza, io penso ci voglia sempre una dose di rispetto per i tifosi, soprattutto se hai vestito insomma quella maglia, quindi il rispetto in questo caso Bittante doveva portarlo nei confronti dei tifosi dell'Avellino. Io sono stato a Salerno questi 5 mesi e non ho niente contro i tifosi, perché loro non hanno fatto niente, cioè ero un giocatore della Salernitana e quindi sostenevano anche me, ma il calciatore, la carriera del calciatore è portata anche al cambio di squadra, quindi non c'è bisogno secondo me di infangare il nome di una o dell'altra squadra o dei tifosi, ci vuole rispetto in tutto e non si crea nessuna polemica in questo modo. Pure diciamolo, cioè diciamocelo, la scelta di Bittante ha sorpreso un po' tutti noi addetti ai lavori in primis, perché forse ingenuamente, anzi sicuramente ingenuamente, abbiamo detto beh, Bittante se deve scendere di categoria dalla Serie A alla Serie B tra Avellino e Salerno sceglie Avellino, è già stato ad Avellino, è stato trattato benissimo ad Avellino, non avevamo fatto i conti probabilmente con una piazza come Salerno, che nessuno mette in discussione che sia una piazza importante, però probabilmente Luca Bittante ha sorpreso un po' tutti, in primis per la scelta di sposare il progetto della Salernitana, poi soprattutto per queste dichiarazioni che francamente poteva evitare, al che ho cercato di farmi un pensiero per capacitarmi come mai Luca Bittante avesse scelto Salerno invece di Avellino, e sono arrivato ad una conclusione mia, sicuramente, che probabilmente per Luca Bittante, dopo aver fatto grazie all'Avellino il salto di categoria in Serie A, probabilmente tornare ad Avellino poteva essere come un doppio declassamento, quindi ha detto se scendo in Serie B voglio cambiare piazza, in una piazza importante come Salerno naturalmente. Gli auguriamo il meglio sportivamente parlando, ci siamo rimasti male, ma ce ne facciamo una ragione. Sicuramente l'Avellino e la società bianco-verde prenderà qualcun altro, sicuramente anche più forte di Luca Bittante. Detto questo, dobbiamo andare in pausa pubblicitaria? Chiedo? Sì? Ok, allora andiamo in pausa pubblicitaria, poi rientriamo e parliamo finalmente del mercato in entrata. Pubblicità.
party like an old school party, call an old school party, no stop. So DJ, drop my favorite joint and let me rock the mic. Now throw your hands high in the air, everybody say, oh yeah, get down. Rieccoci in studio con l'ultima parte di Contatto Sport, come sempre dedicata al nostro ospite in esclusiva Lorenzo Laverone, prima però Super Spot. Classe A Sport Next Limited Edition, con un vantaggio cliente di oltre 2600 euro. What's next? Scopri le tre versioni su mercedesbenz.it. Concessionario ufficiale di vendita Mercedes-Benz, DAG Auto, variante Est, Mano Calzati, 0825 67 52 02. Siamo arrivati nella parte della nostra trasmissione dove il nostro ospite questa sera, Lorenzo Laverone, ci racconterà con l'ausilio di alcune foto che noi gli proporremo un po' quella che è stata la sua carriera per conoscere ancora meglio Lorenzo Laverone. Cominciamo subito con la prima foto, un po' datata. Lorenzo Laverone con la maglia della Regina. Raccontaci un po' questa esperienza, la tua prima esperienza al Sud. Sì, no, Reggio Calabria è stato il primo anno di Serie B e tra l'altro abbiamo fatto un'ottima annata perché abbiamo fatto i playoff per la Serie A, abbiamo perso contro il Novara per quel gol all'ultimo secondo di Rigoni, non so se ve lo ricordate. Sì. E no, è stata una bellissima esperienza, e era una squadra forte. Come esordio in B, diciamo, è stato un ottimo campionato. Per quanto riguarda la Serie B, andiamo avanti anche con la prossima foto, perché naturalmente con l'esperienza di Reggio Calabria, come detto, è stata la prima esperienza in Serie B, ma anche la prima esperienza al Sud. L'esperienza con l'Avellino per Lorenzo Laverone non è la prima esperienza, invece in Campania, in questa foto abbiamo messo le due esperienze in Campania di Lorenzo Laverone, una più recente con la maglia della Salernitana, l'altra con la maglia della Nocerina. Che differenze ci sono state in queste due esperienze? No, vabbè, Nocera ormai sono passati 5 anni, mi sembra, 5-6 anni, e mi sono trovato molto bene, è stato un po' inaspettato perché io a prima parte al Sassuolo ero titolare fisso. Eravamo anche primi in pari merito col Torino, poi ci sono state delle scelte da parte della società di prendere Marcello Gazzola e ho preferito andare a giocare perché comunque ero giovane invece di stare 6 mesi fermo, quindi è stata un'esperienza positiva perché quei 5 mesi mi sono serviti tanto, anche se poi alla fine non è andata bene perché comunque i punti erano veramente pochi. Però a livello personale è andata molto bene, al contrario degli ultimi 5 mesi, insomma, a Salerno che purtroppo calcisticamente parlando sono andati, insomma, potevo far di più e potevo far meglio, e come ho detto prima ci sono state delle grosse incomprensioni con l'allenatore che possono capitare nell'arco di una carriera. Che rapporto avevi a Nocera con Gigi Castaldo? No, ottimo rapporto con Gigi, infatti era contento di vedermi qua, anch'io ero contento di ritrovarlo. È un bravissimo ragazzo, come ho detto prima, un ottimo attaccante, quindi sono stato contento di rivederlo. Correggimi se sbaglio, mica c'era anche Felice Vacon. Vacon è arrivato l'anno dopo. Era sì, l'anno... con la retrocessione è arrivato in Lega Pro. Era l'anno dopo. Hai parlato... Però sì. No, volevo fermarmi sulla Nocerina perché quell'anno sì, alla sua prima storica esperienza in Serie B, la Nocerina è retrocessa, ma col senno di poi, andando a rivedere quella rosa, c'erano dei calciatori importanti. Gigi Castaldo, uno su tutti, abbiamo visto anche che ti ha fornito l'assist per uno dei due gol, Diego Farias, una squadra importante. Io sono arrivato a fine gennaio ed era una squadra forte, c'era anche Rea, Figliomeni, Merino,
Catania, Mingazzini, Giuliatto, Concetti in porta, insomma era una squadra forte. Il problema è che alla fine del girone d'andata i punti erano veramente pochi, ora non mi ricordo bene, mi sembrano 16, una roba del genere, e quindi non siamo riusciti, il campionato era anche difficile e non siamo riusciti a agganciare i play-out. Passiamo così alla terza foto, perché l'hai un po' anticipato, Lorenzo, diciamo è stata un po' cruce e delizia l'esperienza con il Sassuolo. Sei partito davvero molto, molto bene, eri titolare inamovibile, poi l'arrivo di Marcello Gazzola, poi il ritorno a Sassuolo nell'anno della promozione in Serie A, ed eccola qui la foto. Questa è stata senza dubbio un'esperienza particolarmente positiva per te, però poi a fine stagione il Sassuolo ha continuato a non credere in Lorenzo Laverone. Perché? Perché comunque è una società ambiziosa, il Sassuolo aveva e ha ampie disponibilità economiche per poter rifare la squadra da capo a piedi, e quell'anno lì poi hanno preso Versalico a destra, quindi cioè, per dire la qualità del giocatore e delle disponibilità. Diciamo la mia sfortuna, tra virgolette, di aver vinto un campionato con una squadra con ampie possibilità economiche e che poteva agire molto bene sul mercato con nomi importanti. Carpi e Frosinone magari non hanno rivoluzionato la rosa, anzi hanno tenuto gran parte della squadra. Però comunque è stata sempre una soddisfazione, perché vincere non è mai facile, quindi è stata un'annata, anche se mi sono fatto male, sono stato fermo 3-4 mesi, però è stata un'annata molto bella. Finora è stata la tua soddisfazione più importante calcisticamente? Sì, perché abbiamo vinto, però l'annata più bella secondo me è stata quella di Vicenza, quando abbiamo sfiorato la Serie A col terzo posto e poi siamo andati fuori ai playoff. Quella sicuramente anche a livello personale è stata l'annata che ricordo con maggior soddisfazione. Da ottimo laterale ed assist man, Lorenzo Laverone si è autofatto l'assist per la prossima foto. Naturalmente ha parlato del campionato di Vicenza. In quel campionato le sorti di Avellino e Vicenza sono andate di pari passo, entrambe uscite in semifinale playoff. Abbiamo scelto però la foto dell'allenatore del Vicenza, Pasquale Marino, che con il suo arrivo praticamente ha rigirato il Vicenza come un calzino. Ha preso il Vicenza, che era molto basso in classifica, non ricordo bene la posizione, e l'ha portato fino alla semifinale di playoff. Sì, quando è arrivato il mister Marino erano 9 giornate, erano passate, mi ricordo, eravamo penultimi con 7 punti, quindi eravamo veramente messi male. E lui è riuscito a cambiare tutto, sia nella testa, insomma, sia tatticamente come squadra. Abbiamo fatto una rincorsa incredibile. E è stata, come ho detto prima, l'annata più bella sia per me che anche per diversi ragazzi che giocavano insieme a me, perché poi la squadra era forte. Hai avuto nella tua carriera diversi allenatori, che allenatore è invece Pasquale Marino? No, penso sia il più bravo che ho avuto io fino a questo momento, è un ottimo allenatore, un allenatore molto esperto che sa mettere la squadra in campo, ti sa far giocare a calcio, che adesso è una qualità non di tanti, e insomma un allenatore che non devo descrivere io, a noi ci ha fatto fare il salto di qualità sicuramente. Ecco Lorenzo, non volendo fare voli pindarici, assolutamente, l'abbiamo detto in apertura di trasmissione, bisogna avere davvero i piedi ben saldi a terra, perché una vittoria certamente non... diciamo, pur aiutandoti ovviamente in classifica, non deve assolutamente farti volare con il pensiero, però qualche tifoso ovviamente
sogna ad occhi aperti. Nel momento in cui c'è stato il tuo arrivo, quello di Moretti, e poteva esserci anche quello di Cocco, si è parlato, si è ricordato proprio di quella stagione con il Vicenza, facendo questo paragone. Il Vicenza dai play-out, dalla zona retrocessione ai play-off, chissà che non avvenga lo stesso con l'Avellino. È stata una cosa che gli ho detto anche ad Andrea. Vedi, non solo i tifosi, anche voi. No, sì, certo, perché comunque c'è questo rapporto di amicizia, quindi gli ho detto dai, riproviamo a far quello che abbiamo fatto a Vicenza. E sono annate particolari dove a un certo punto scatta qualcosa e riesce a far cose che prima erano impensabili. E la Serie B, io dico adesso di stare con i piedi per terra, perché la Serie B, dalle mie esperienze, comunque ormai è un campionato che faccio da qualche anno, è difficile, perché come ho detto prima, in un attimo ti ritrovi su e in un attimo ti ritrovi mischiato nelle zone basse, quindi un passo alla volta. Dobbiamo prima tirarci fuori dai bassi fondi e creare una struttura importante, poi vediamo. Sono gradi tattici completamente diversi, però Novellino per esperienza ricorda un po' Pasquale Marino, visto che tu hai detto è stato l'allenatore più importante che hai avuto, con cui ti sei trovato meglio. No, sicuramente come esperienza a livello di allenatore sono molto simili, due ottimi allenatori, e anche come lavoro sul campo è molto, molto simile, e anche come preparazione alle partite. Sono due allenatori dalle grandi esperienze, quindi speriamo possa ripetere quello che ha fatto Mister Marino con noi a Vicenza. Ce l'auguriamo davvero di cuore. Chiudiamo con l'ultimissima foto, l'abbiamo già accennato durante la scheda, ti abbiamo presentato come il dottor Lorenzo Laverone. Sì, questa è stata la laurea che ho preso 2 anni fa. E, niente, è stata una piccola soddisfazione. Avevo iniziato questo percorso quando giocavo a Colle Valdelsa, insomma, vicino Firenze. E volevo portarlo a termine e sono riuscito a finire la laurea triennale in economia. L'obiettivo da calciatore invece qual è? Ma mi piacerebbe fare un minuto in Serie A e arrivarci dopo averla sfiorata un po' di volte, però mai dire mai. Complimenti per la perseveranza di Lorenzo Laverone. Io continuo ad avere il sorriso perché purtroppo il mio collega Domenico Zappella proprio non ce la fa a tenere i piedi per terra, non ce la fa, abbiamo detto per tutta la trasmissione, no, manteniamo equilibrio, poi tu sei il primo che dice, però forse i playoff ci possiamo arrivare. No, non ho detto forse ci possiamo arrivare, non ho detto assolutamente questo. Sia ben chiaro, ho detto manteniamo i piedi ben saldi a terra, ho detto qualche tifoso sogna. E cioè, tu conferma, sogni? Io sogno, io in questo momento ho i piedi ben saldi. Anche perché hai un bel ben peso. Saldi a terra, l'ho detto già sabato, per me l'obiettivo principale resta e dovrà necessariamente essere la salvezza. Punto, basta, stop. Tutto qui. Tutto a posto, tutto a posto, dicono i... Sogna anche Raniero però sotto. Vabbè, ma sognare non costa niente. Vedi, però vedi, poi... vedi come ride Raniero, no? È così, vabbè, lo vogliamo accontentare a Lorenzo Laverone che vuole magari, fare un minuto magari, in Serie A? No, parlando di sogni, accomuniamo i sogni di tutti e va bene, però rimaniamo concreti. Chiedo alla regia di mandare in onda nuovamente la grafica del Fanta Avellino, perché voglio chiedere a Pellegrino quante possibilità ci sono per la partita di sabato con Lentella di poter vedere questa formazione. Naturalmente c'è D'Angelo, ma D'Angelo è squalificato, quindi, però in generale. Questa è una bella domanda, perché Evacuo Crivello, lo dicevamo prima, sono trattative che si potrebbero sbloccare domani mattina e potrebbero non sbloccarsi proprio. Io però sono, come dicevo prima, sono fiducioso. Quindi per sabato almeno uno dei due credo che ci possa stare.
Speriamo, saremo... Dico l'attaccante, dai. L'attaccante. Okay, diciamo Castaldo, quello... allora. Castaldo. Naturalmente, corre d'obbligo chiedere all'Averone, naturalmente i tifosi si aspettano che questa vittoria di Brescia non resti la cosiddetta oasi nel deserto, cioè una cosa una volta ogni tanto, c'è bisogno di continuità, l'abbiamo detto in Serie B, la continuità è importantissima. Ah no, ce l'auguriamo anche noi, stiamo lavorando bene e stiamo lavorando per dare questa continuità di risultati, è fondamentale in Serie B, anche il punto è sempre poi un punto che ti ritrovi alla fine, quindi sicuramente è stato fatto un passo importante, però come abbiamo visto anche dall'ultimo turno, le partite in Serie B sono imprevedibili e può succedere di tutto, quindi partite facili non ce ne sono e devi lottare e sudare ogni partita. Può accadere di tutto, come è successo a Landeglia, prossimo avversario, come reputi questa squadra, anche se l'abbiamo detto in precedenza, molto dipenderà anche dai prossimi giorni, perché è un'entella particolarmente attivo sul mercato, sia per quanto riguarda le cessioni che per quanto riguarda le entrate, anche se fino a questo momento ho pensato solo alle uscite piuttosto che alle entrate. In questo momento davanti hanno solo Caputo e Masucci, appunto. Sì, ora dire solo... Lo so. C'hanno due attaccanti importanti per la categoria, insomma, soprattutto Caputo è un attaccante che fa sempre gol. È una squadra anche esperta e costruita, insomma, per fare i play-off. Sarà una partita difficile, molto difficile. Poi speriamo, se dovesse arrivare Catellani, che arrivi, insomma, il più tardi possibile, in modo che non possa giocare, insomma. E sarà una partita difficile al di là di tutto, perché comunque è una squadra forte, una squadra che sa giocare, fa risultato, e se è lì nella zona playoff ci sarà anche un motivo, quindi. Pellegrino, qualcuno a Chiavari sogna ancora un certo Cassano, tra l'altro mi è arrivata voce che oggi addirittura una radio nazionale abbia affiancato Cassano all'Avellino, ma è fantastico. Beh, parliamo di sogni, sogniamo. Fantamercato davvero. No, vabbè, insomma, il sogno dell'Entella è un sogno non nascosto, perché Cassano non vuole allontanarsi da Genova, insomma, Chiavari è lì vicino. Posso fare una domanda a Lorenzo? Certo. Secondo te è un bene che l'Entella abbia vinto col Frosinone o no? Per l'Avellino, dico. Questo non lo so, sicuramente affrontano la partita in maniera più serena, perché comunque hanno fatto una vittoria particolare in due minuti e hanno ribaltato il risultato alla fine, quindi forse era meglio se non vincevano, però noi la dobbiamo affrontare come abbiamo affrontato Brescia, al di là del loro risultato e della loro interpretazione, cioè tanto dipende da noi. Raniero, come detto, arriva l'Entella sabato, il giorno d'andata a Chiavari, una sconfitta firmata da Masucci. Era lo stesso Entella rispetto a quello che probabilmente ma avremo? Ma non lo stesso Avellino. Esattamente. Io spero che proprio non sarà lo stesso Avellino sabato, e che credo che faranno la stessa partita che hanno fatto a Brescia, e invito tutti i tifosi ad andare a incitare i nostri colori, perché adesso c'è bisogno di stare vicino alla squadra, poi alla fine si tireranno le somme, adesso bisogna stare vicino alla squadra, quanto più punti possiamo fare meglio è, quindi tutti quanti allo stadio sabato ad incitare i nostri colori, perché l'Avellino è nostra. Ti chiedo, Lorenzo, a tal proposito, lo so, non puoi prevedere il futuro, ma sarai emozionato quando scenderai in campo il Partenio Lombardi per la prima volta con la maglia bianco-verde, dopo essere sceso diverse volte con maglie avversarie? Sì, sì, no, sicuramente è sempre un'emozione positiva e bella quella di scendere in campo al Partenio. Tra l'altro è un campo che da avversario mi ha sempre portato fortuna, mi dispiace per l'Avellino, ma è sempre stata così. E spero che mi porti fortuna anche sia a me che alla squadra, anche
insomma, con questi colori addosso, quindi speriamo bene. Speriamo assolutamente, non diciamo niente, incrociamo come sempre le dita. Magari un tuo gol, Lorenzo, sabato. Non diciamo niente. Laviamoci nelle mani, allora. Anche perché ha detto un'inesattezza, quando sei venuto con la Salernitana hai perso qui. Abbiamo detto non diciamo niente. Io parlavo di quando ero in campo. Meno male non ha giocato, perché non ha portato bene. Hai visto? In questi incroci. Se ne stavamo prendendo il doppio, quindi a Salerno. Siamo in chiusura. Come detto, sabato arriva la Virtus Entella. Andiamo a fare il nostro sorteggio. Due biglietti per la tribuna Sì Energia in tribuna Montevergine per la gara contro la Virtus Entella. Andiamo a scoprire chi sono i fortunati. Prego, Lorenzo Daverone. Segna, che poi dobbiamo mettere anche tutti gli altri. Luigi Iallonardo. Luigi Iallonardo, il primo, grazie. Il secondo. Francesco Rosa. E Francesco Rosa. Vi fidate? Volete vedere? Vi fidate? Non credo che Lorenzo Daverone conosca questa gente, per dire due nomi a caso, quindi sono questi qua. Quindi Francesco Rosa e Luigi Iallonardo si vanno ad aggiungere agli altri quattro, che i due con la Salernitana e due con il Latina. Questi sono i due con il Brescia. Tra poco andremo a scrivere tutti i nomi. Naturalmente in tempi brevi inviateci i vostri nominativi per il biglietto. E da domani ricomincia anche l'altro concorso, il concorso Sì Energia. Quindi da domani potrete continuare ad inviarci la vostra foto che racconti la vostra passione in bianco-verde al numero 392-2993-263. Mi fai dire solo una cosa? Voglio dirla a proposito del contatto del concorso Sì Energia. Accetteremo per il 2017 solo i mi piace originali di persone che sono sul nostro gruppo, perché sappiamo che anche sui social ci sono vari escamotage per prendere più mi piace. Proprio a proposito di questi concorsi, attraverso delle applicazioni noi monitoriamo il tutto e lo diciamo. Chi sarà beccato con mi piace fasulli ovviamente sarà escluso dal concorso. Perdonami, volevo fare solo questa precisazione. Bene, che saremo molto più cattivi e fiscali in questo 2017. Detto questo, dobbiamo far altro che ringraziare i nostri ospiti, partendo naturalmente da Lorenzo Laverone, grazie per essere stato qui. Ringraziamo anche il collega Pellegrino Marciano per questo esordio a Contatto Sport, grazie. Grazie a voi, buona serata. E un saluto a Raniero Biancardi del club Tagliaferri di Altavilla. Grazie a voi, buona serata. Ringraziamo come sempre i nostri operatori di ripresa, Gianluca Cavaliere, Andrea Chiumiento, Manuela Angheloni in regia, e grazie come sempre a Domenico Zappella. Grazie a te, grazie a voi tutti. L'appuntamento con Contatto Sport è per lunedì prossimo, non perdetevi neanche l'appuntamento di sabato per naturalmente diretta stadio e studio con il pre e post gara delle partite dell'Avellino, come sempre. Vieni, vai, attenzione, c'è un'intrusa, però la vogliamo salutare, è stata qui dietro le quinte per tutta la trasmissione. Raniero, presentacela tu a questo punto, chiudiamo in bellezza. Ciao Maria. Saluta. È un po' timida. È un po' emozionata. Vabbè. Ma Avellino, sì. Tifa Avellino. Quello è l'importante. Forza Lupi, forza Avellino. Yeah. Fai così. Aspetta che ti mostro il can che me ne frega. Il can che me ne frega. Aspetta che ti mostro il can che me ne frega. È tutto molto interessante. È tutto molto interessante. È tutto molto interessante. Tutto molto interessante. Sì, quelli ignoranti, cioè qui. We'll be right back.
no party like an old school party, call an old school party, don't stop. So DJ, drop my favorite joint and let me rock the mic. Now throw your hands high in the air, everybody say, oh yeah.